Mi sono web rider dopo 100 km. Veniamo insieme. Mitica. Nella versione 22 è quella che sto utilizzando attualmente. La versione 23 la proverò a brevissimo. Io sono Stelvio, mi piace scambiare opinioni relativamente alle vostre esperienze o alle scarpe che utilizzate durante allenamenti e gare o relativamente a tutto quello che è il mondo della corsa. Se volete vedere altri video come questo, iscrivetevi al canale per essere informati ogni qualvolta uscirà un nuovo video. Attivate le notifiche cliccando sulla campanellina qui sotto. Prima di iniziare volevo solo ringraziare il mio amico Roberto che mi ha fornito tantissime informazioni relativamente a questo modello e sottolineare il fatto che il video non è sponsorizzato da Mizuno e le scarpe le ho comprate in tasca mia, per cui queste sono le mie personali opinioni. Per cui bando alle ciance, partiamo a parlare della Mizuno Web Rider 22. Questa scarpa rappresenta per me un modello di collaborazione tra Mizuno e runner. Mizuno ha sempre dimostrato di voler ascoltare i feedback ricevuti dai runner durante i loro test ed è stato questo il risultato, cioè 23 modelli di scarpe in 20 anni di storia, ci sono stati tantissimi miglioramenti e questo anche dimostra la determinazione e diciamo l'attenzione ai dettagli da parte della Mizuno. Relativamente a quello che è la suola, in questa scarpa è stata modificata, ci sono più intagli orizzontali e quindi ci sono più inserti, questo per garantire una migliore flessibilità della scarpa, ma anche una migliore reattività e anche la possibilità di poter spingere con tutta la parte del piede, inclusa le dita dei piedi, perché l'ultimo intaglio, come vedete qui, è proprio sulla parte della punta. Il materiale utilizzato per la suola è una gomma al carbonio chiamata X10, utilizzata per garantire una ottima durabilità, soprattutto sulle superfici a maggior impatto. Garantisce anche un ottimo grip, l'ho provata sia sull'asciutto che sul bagnato e devo dire che non ho avuto alcun problema.
Per quanto riguarda l'intersuola è formata da due diverse schiume, una sulla parte del tallone chiamata euphorix, non so se si legge, e si estende praticamente solo in quest'area qui del tallone, è una schiuma molto morbida e offre un certo comfort, soprattutto ai runner che appoggiano il tallone. L'altra parte dell'intersuola, che si estende fino alla parte dell'avampiede, è questa qui, esattamente questa, è formata da un'altra schiuma chiamata euphoric, senza la X, che ha una densità diversa, una densità che garantisce più reattività. Pesa 30% in meno rispetto a una AP Plus utilizzata da Mizuno in scarpe di fascia più bassa e garantisce anche un'ammortizzazione 10% circa. 10% in più rispetto a una schiuma Eva classica. In mezzo alle due differenti parti dell'intersuola c'è la piastra Wave, che è stata modificata nelle forme. Le parti concave garantiscono una certa spinta durante ogni appoggio. Le parti convesse, che si possono vedere qua, questa è la parte concava, questa è la parte convessa. La parte convessa, oltre a garantire una certa ammortizzazione, supporta l'appoggio sulla parte del tallone per guidare la roulade. Su tutta la suola, tra l'altro, c'è un sistema di areazione che garantisce una certa ventilazione per quello che è l'umidità o il calore che si genera durante la corsa. Quanto riguarda invece il lato maglia, meno fragile rispetto al modello precedente che tendeva ad usurarsi facilmente, molto più traspirante sulla parte dell'avampiede, ed è molto morbida sulla parte mediana del tallone. I loghi laterali non sono solo estetici, ma come vedete si connettono sia sulla parte dell'intersuola che sulla parte del sistema di fissaggio dei lacci, e questo garantisce anche una certa stabilità in quanto tiene molto fermo il piede. Tutto il design della tomaia, se non sbaglio, è quella che viene chiamata tecnologia da parte di Mizuno DynaMotion Fit, e praticamente cerca di garantire una certa alzabilità in maniera tale che il piede possa essere accompagnato, guidato in tutte le varie fasi dell'appoggio. La conchiglia è molto rinforzata, quindi il tallone è molto protetto. Linguetta è un'ottima linguetta, pur essendo molto morbida non è così spessa. Relativamente alla stabilità della scarpa, devo dire che ancora la Wave fornisce questo sistema per controllare la torsione del piede. Questa è una scarpa che ho usato e continuo a usare da diversi anni, se non mi ricordo male dal 2015, e devo dire che ho notato le differenze tra i modelli precedenti. Fondamentalmente fino al modello 20 questa scarpa è stata una scarpa molto reattiva, tant'è che la piastra Wave arrivava fino alla parte qui posteriore del tallone, era possibile vederla fino alla parte posteriore del tallone, per garantire una certa rigidità, quindi reattività della scarpa. Insomma, era più una scarpa dedicata ai runner più performanti. Dal modello 20 in poi Mizuno ha cercato, appunto, come sempre, come vi dicevo, di soddisfare quelle che sono le esigenze del mercato, e quindi garantire una certa reattività, perché come vedete la scarpa è abbastanza reattiva senza sventigliare il comfort. La scarpa pesa 290 grammi nella versione maschile e 545 grammi nella versione femminile. Il drop tra la parte dell'avampiede e la parte del tallone è di 12 mm, come nella versione precedente, quindi non è cambiato nulla. È consigliata per runner con un appoggio neutro, ma in realtà, grazie alla piastra Wave, secondo me può essere utilizzata anche per i runner che hanno una leggera iperpronazione, per cui la piastra garantisce una certa stabilità. Per quanto riguarda l'attenzione ai dettagli che vi dicevo, per la soletta la Mizuno ha usato una soletta di 5 mm, come potete vedere qui, abbastanza spessa, che consente di avere un certo comfort sin dalle prime uscite. La scarpa può essere, diciamo, utilizzata da diverse tipologie di run, quelli più performanti, ma anche dai principianti. Io la uso spesso per allenamenti a un ritmo lento o per allenamenti un po' più lunghi e frequenti. Non l'ho utilizzata finora per delle gare, almeno questo modello, in passato invece sì. È un modello che potrebbe essere utilizzato anche per le gare, magari per delle gare un po' più lunghe come la mezza maratona o la maratona. Personalmente non la utilizzerei né per una 5 né per una 10, probabilmente neanche per una mezza maratona.
Se vi è piaciuto il video mettete un like, fatemi sapere la vostra opinione, insomma le vostre esperienze, se avete utilizzato in passato questo modello, lasciandomi un commento qui sotto. Vi lascio anche il mio profilo su Strava, così magari possiamo scambiare qualche opinione relativamente ai nostri allenamenti. Vi ringrazio e alla prossima. Ciao!